proprio oggi che si è disputata l'ultima gara della categoria triciclo. Voglio cronometrare 51 minuti e vedere quanti chilometri riesco a fare. 51 minuti che corrisponde al tempo del vincitore, del cinese, che ha dato quasi 5 minuti all'italiano Giorgio Farroni, che è arrivato settimo. Io sono su strada aperta al traffico, con incrocio, attraversamento di paesi, ma credo che non sarà un problema. Non avrò grosse difficoltà a percorrere più chilometri, ma vediamo quanti. L'obiettivo della medaglia fa fare molto molto di più. Intanto vediamo. Stopperò il cronometro. Quasi 18 km e mezzo. Non male, no? Obiettivi che ci permettono di superare l'impossibile. Ora l'obiettivo si chiama Parigi 2024. Sei minuti, attraversamento Cellino San Marco. Questa è una sfida che faccio con me stesso, sia ben chiaro. E soprattutto perché tantissimi miei sostenitori, miei amici, mi hanno chiesto di correre la stessa distanza della gara di
disputata a Tokyo dalla mia categoria. Ma non voglio dimostrare nulla, perché non ho nulla da dimostrare. Avevo solo il diritto di esserci. E soprattutto il popolo italiano ha il diritto di essere rappresentato al meglio in campo internazionale. Io sono soltanto un mezzo e mi reputo un degno rappresentante di quel tricolore sul quale ho prestato un giuramento e dal quale terrò fede fino in fondo, fino all'ultimo respiro. Come vedete, soprattutto gli attraversamenti, incroci, stop, traffico, soprattutto prudenza, non ti possono far esprimere tutte le potenzialità. Ma come dico sempre ai miei amici, anche quando io non sto bene, sto sempre molto meglio degli altri, perché io ho questa che non ha limiti e confini e che nessuno può battere né abbattere. E siamo quasi a 40 minuti, altri 11 minuti ragazzi, ...26,4 sono i chilometri che hanno percorso in 51 minuti il vincitore. Ora sono a 48 minuti, mancano 3 minuti, ma siamo abbondantemente oltre, sempre oltre, come oltre l'ostacolo, oltre ogni ostacolo. E 30.
poi vi farò vedere anche le pulsazioni di media e massime, così vi rendete conto di quanto margine c'è ancora. 50 minuti e 30 secondi. Allora, vediamo cosa siamo riusciti a fare. Cinquantuno minuti, 30 chilometri, 290 metri. 270 watt di media. Settantacinque pedalate medie, 104 pulsazioni medie, 124 massima, 134. Ah, e anche oggi ho fatto la mia. Nulla si ottiene senza sacrifici e bisogna ogni giorno mettere un tassello, come si fa per un mosaico, e tanti più tasselli ci sono, tanto più importante il mosaico quando è completato. Questo è quello che io faccio quotidianamente, in tutto quello che faccio, non solo durante l'allenamento, ma le terapie, le privazioni, e costruisco quella straordinaria opera d'arte.